Andiamo avanti, vediamo invece programmi di completamento. Il primo programma di completamento che vediamo è più interessante, è un programma di inversione di un vettore, una cosa che ci può servire, ci potrà servire in alcuni programmi. Allora, su cosa si basa? Vedete, c'ho il vettore, mettiamo un attimo l'evidenziatore così, il puntatore così vedete meglio. Allora, questo è il vettore di partenza, vedete? A questa configurazione. Adesso cosa voglio fare? Voglio fare sì che la prima cella diventi l'ultima, ecco qua, guardate, la seconda diventi la penultima, la terza la terz'ultima e così via, e l'ultima deve diventare la prima, vedete? Allora, questo è il programma che svolge questa funzione. Ovviamente mancano alcune istruzioni. Nell'istruzione dell'esercizio voi trovate spiegato che l'idea per fare questo scambio è quella di invertire metà vettore, di considerare metà vettore da scambiare con l'altra metà. Quindi che dobbiamo fare? Per scambiarlo con l'altra metà utilizzeremo una variabile chiamata appoggio, una variabile di appoggio, una variabile transitoria chiamata appoggio. L'idea qual è? Quella di prendere un valore, metterlo un determinato valore, no? Metterlo il valore iesimo, metterlo dentro la variabile appoggio. Dopodiché mettere il valore opposto dall'altro lato dentro la variabile, dentro la posizione iniziale del vettore e poi ricaricare dalla variabile appoggio il punto mancante. Credo che non abbiate capito niente, così come l'ho detto, me ne rendo conto, provo a spiegarmi meglio. Immaginiamo di voler scambiare la prima casella con l'ultima. Allora, cosa faccio? Prendo la prima casella e la memorizzo dentro appoggio. Quindi ci avrò vet 0 che vale 1, la metto dentro appoggio. Dopodiché cosa faccio? La prima casella devo scambiare con l'ultima. Quindi prendo vet 7-1, quindi 6. Scusate, vet 7 perché questo è di 8 bit. Vet 7 perché questo era i0, quindi vet 7 prendo e la metto dentro VET0. A questo punto vedete, io qui ci avrò 0, qui però ci avrò ancora 0, perché quella precedente mia sta memorizzata dentro appoggio. Allora, il passaggio successivo deve essere che da appoggio io scarico il valore che ho memorizzato dentro l'ultima casella. Allora, proviamo a spiegarci meglio. Allora, quello che devo fare è prendere il valore iniziale, quindi nel mio caso VET0, no? Lo vado a mettere dentro appoggio. Dopodiché prendo VET7, cioè l'estremo dall'altro lato e lo metto dentro VET0. È come un gioco delle tre carte, no? Dopodiché devo prendere quello che sta in appoggio e lo metterò dentro VET7. E così avrò scambiato VET0 con VET7. Ci siete? Penso che adesso sia tutto più chiaro. Ovviamente questa cosa non la devo fare solo per 0 e 7, ma la devo fare per tutti gli altri. Allora devo creare un conteggio, cioè vedete che la i da qui va da 0 a 1, 2, 3, ma da qui dove andrà? Da 7 a 6 a 5 a 4. Quindi quando devo scambiare 0 con 7, ma devo scambiare anche 1 con 6 e 2 con 5 e 3 con 4. A questo punto vedete che mi basterà completare la tabella in questa maniera qua. Se dentro appoggio devo mettere i primi valori, io scriverò VT. Perché man mano che la i scorre da 0, 1, 2, 3, andrà dentro appoggio. Dopodiché invece in VT dovrò mettere VT7 meno i, appunto. Perché 7 meno 0 fa ancora 7 ed è questa posizione qua. Poi quando i diventa 1,
7 meno 1 fa 6, che è proprio quella che si deve scambiare con l'1. E quando i diventa 2, 7 meno 2, 7 meno 2 fa 5, che è proprio quella che si deve scambiare col 2. E anche la 4, no? Così via. 7 meno 3 farà 4, che è quella che si deve scambiare col 2. Col 3, scusate. E a questo punto, alla fine, cosa dovrò mettere ancora? Dovrò mettere in 7 meno i, 7 meno i, dovrò mettere appoggio. Quindi a, appoggio, allora, vedete che è stato abbastanza chiaro, il for non va fino a 7 ma va fino a 4 perché abbiamo detto che arriva alla metà del vettore, arriva fino a 3 in realtà, 0, 1, 2, 3, cioè prende solo 4 caselle. E faccio tutto questo scambio e riesco ad invertire il vettore, così funziona. Vi invito anche questo a provarlo, questo, diciamo, a provarlo sul DevC, quindi fate una prova, fatemi sapere com'è andato. Vediamo adesso l'altro. Il secondo, il programma che invece deve calcolare il numero massimo contenuto nella matrice di numeri positivi. Ecco qua la matrice di numeri positivi, come prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caricate sempre alla stessa maniera. Int matrice 3, 3 uguale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dichiariamo tre variabili, k, h, che saranno gli indici della matrice k e h, e dichiariamo una variabile intera massimo che deve essere uguale a 0 all'inizio. Allora, massimo, come la utilizzeremo la variabile massimo? La variabile massimo la utilizzeremo appunto come variabile dove andare a caricare man mano il valore che incontriamo più grande, ovvero che faremo noi? Cominceremo a leggere la matrice, troveremo il primo numero che è 1 e diremo 1 è più grande di massimo. Sì, perché massimo vale 0 all'inizio e quindi 1 andrà dentro massimo. Poi faremo il secondo valore, diremo 2 è più grande di massimo. In questo caso qua sì, perché massimo vale 1, è diventata 1 adesso. E così via. E arriveremo alla fine, proprio perché la matrice è fatta così, arriveremo a 9. Se avessimo avuto una matrice mischiata con valori diversi, il numero, diciamo, che sarebbe stato caricato in massimo sarebbe stato comunque effettivamente quello più grande rispetto a tutti. Possiamo andare a tabellare magari questo. Possiamo dire che abbiamo M matrice. Anzi, facciamo mat, così m diventa massimo, mat. Poi c'è l'if, no, no, c'è i minore di 3, c'è k minore di 3 e jack minore di, e k minore di 3, k minore di 3 e h minore di 3, mamma mia che brutto 3. E poi c'è massimo m che all'inizio vale 0. E poi abbiamo il nostro print. Allora, all'inizio m vale 0, h e k sono minori di 3, non abbiamo scritto quando valgono h e k, rimettiamo qua un attimo k e h, così vediamo come completare poi dopo questa dicitura. Allora vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, sicuramente dobbiamo andare a realizzare un incremento, cioè un aletto della matrice, quindi per k che va da 0, k minore di 3, poi qua possiamo mettere k più più o k uguale a k più 1, così possiamo fare la stessa cosa per h. Allora, se la matrice è maggiore di chi? Dovrà essere maggiore di massimo. Massimo, masso, facciamo solo masso, non ci riesco a scrivere così. Allora, se è maggiore di questo, allora il valore che ho trovato, che è più grande del massimo che avevo finora, lo vado a caricare dentro massimo, quindi il valore di massimo si aggiornerà ogni volta a seconda che trovo un valore più grande. Ok? Andiamo a vedere come funziona. K uguale 0, 0, H uguale 0, 0. Mat 0, 0 quanto vale? Vale 1. Questo è vero, e questo è vero perché è entrata dentro. Massimo a questo punto diventerà 1. Ok?
Poi sarà k messa 0, questo diventa 1, questo varrà 2 perché stiamo muovendo la riga, no? Questo sarà 0 e questo è 0 e questo diventerà 2. Questo poi varrà 0, 2, 0, 2. Questo varrà 3, questo varrà vero e questo h sarà falso. Cioè, o meglio, sarà ancora vero e dopo sarà falso. Quindi tornerà sopra. Era falso, no? È falso, sì, scusate. È falso perché raggiunge il 3, 3. Allora, questo qua diventerà 3. Falso. No, scusatemi. È vero. Chiariamo un attimo. Questa cosa è vero perché è minore di 3. È ancora vero. Aspettate, ce n'è un'altra. Falso è ancora vero qua. Allora, correggiamo questa cosa un attimo. Vero. Dopodiché questo diventerà 0, questo dovrebbe incrementarsi a 3 diventa falso e ritorna sopra, quindi lo facciamo giusto così per scopo, questo sarà 3, questo sarà falso e quindi qua non fa niente, torna sopra, non lo rifacciamo più perché sennò ci incartiamo qua, questo diventa 1, questo diventa 0, questo diventerà 4, sto passando alla riga successiva, questo è vero ancora, questo diventa di nuovo vero e questo diventa 4. Capite che così arrivo fino a 9, alla fine quello che stamperò sarà 9, non la portiamo troppo per le lunghe, fate la verifica, pure voi vedete che è così. Ok, questo era l'altro esercizio, questi due esercizi li provate voi a fare, a risolvere, sono lasciati qua, li potete trovare sul libro, questi sono presi dai capitoli sulle istruzioni condizionali, sull'IF, quindi andateli a trovare lì. E svolgeteli. Mi pare che ho fatto su questo. Dirvi? Diciamo, vi invito a studiare questa parte, a fare questi esercizi, sono abbastanza semplici. Provateli su DAVC, così prendete un po' di manualità. E vabbè, mi raccomando, state in gamba e riguardatevi, non rispettate quelli che sono stati i protocolli che ci sono stati dati per la nostra sicurezza. E ci aggiorneremo per una prossima lezione successivamente. Buona giornata a tutti quanti voi. Da qui è tutto.